Io ci sono, per rendere la ricerca sempre più forte. Io ci sono, perché il cancro si sconfigge insieme. Io ci sono, perché aiutare gli altri mi fa stare meglio. Io ci sono, perché abbiamo un nemico da sconfiggere. Domenica 13 maggio, nelle principali piazze d'Italia, ci sono i volontari AIRC con la Zalea della Ricerca. E tu ci sarai? Benvenuti a Passi di Salute, gentili telespettatori. Come avete visto dallo spot iniziale dell'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, questa trasmissione di Passi di Salute è proprio dedicata alla domenica 13 di maggio, la festa della mamma, e alla consegna, naturalmente, a tutti coloro che vorranno dare una mano, di queste splendide azalee che servono per aiutare la ricerca sul cancro. Sapete che è un tema che la nostra redazione torna frequentemente ad affrontare, non solo perché naturalmente stiamo parlando di una patologia molto variegata, molto problematica per la nostra salute, che può minare la salute di molte persone e purtroppo incide pesantemente sulla qualità della nostra vita e sulla possibilità di sopravvivenza. Tutte queste modificazioni che ci sono state in questi anni vengono dalla ricerca. Quella ricerca che oggi è rappresentata qui da noi a Passi di Salute, e ringrazio moltissimo per la cortese partecipazione, dalla professoressa Paola De Filippi, che è una biologa molecolare che lavora appunto all'Università di Torino e che di ricerca sul cancro, e in modo particolare cancro della mammella, lei si occupa. Allora, professoressa, innanzitutto grazie per essere qui con noi, per aiutarci a dare una mano all'AIRC, cosa che facciamo sempre molto volentieri. Io comincerei da lei proprio per inquadrare: cancro è tanta cosa, cioè può voler dire tante cose, vi sono tante forme di cancro, possono colpire vari organi, però vogliamo dare un inquadramento generale. Lei mi diceva sono 30 anni che io mi occupo di queste cose. Ecco, in questi 30 anni com'è cambiata la conoscenza del cancro? Ecco. Allora, diciamo che prima di tutto vi ringrazio per averci dato questa opportunità, perché è sempre importante per noi ricercatori poter partecipare e poter far conoscere il nostro lavoro al di fuori della, diciamo, stretta, il vostro laboratorio, esattamente, che poi cerchiamo di non tenere troppo stretto, perché l'importante è che tutte le persone sappiano quali traguardi che si raggiungono. In questo devo ringraziare anche AIRC, che nel corso di questi anni, in particolare appunto degli ultimi 25 anni di carriera, ha sempre sostenuto il lavoro del mio laboratorio. Questo vuol dire presentare dei progetti che vengono valutati e a cui poi l'AIRC dà un sostegno economico molto importante, che è quello che ci dà la possibilità di lavorare. Tornando allo specifico, cioè parlare di tumori in effetti è parlare di una malattia estremamente variegata, nel senso che abbiamo sia nell'uomo che nella donna tantissimi tipi di tumori che colpiscono organi diversi, e ci sono dei meccanismi comuni che ormai sono stati identificati, però ogni tipo di tumore ha una sua grande peculiarità. In particolare nel mio laboratorio ci occupiamo di tumore alla mammella, perché che è un tumore tipicamente femminile e che è un tumore che colpisce circa 50.000 donne ogni anno in Italia, di cui circa 17.000 sono ultrasettantenni. Il problema dell'ultrasettantenne è un problema che è emerso recentemente, perché con l'invecchiamento della popolazione si verificano ormai appunto circa un terzo dei nuovi tumori sono di occorrenza in persone anziane, e le ultime linee di ricerca sembrano anche indicare che il tumore mammario in età adulta o in età anziana è diverso dal tumore che si ha in età più giovanile. E tra l'altro anche all'interno dello stesso tumore mammario esiste una fascia di tumori che vengono definiti estremamente giovanili, che addirittura insorgono prima dei 30 anni. Quindi adesso si può quasi stratificare la popolazione in tre grossi gruppi, cioè le pazienti che hanno tumori prima dei 30 anni, quelle che ce l'hanno nell'età della maturità, tra i 30 e i 60-70, e poi i tumori della donna anziana. I tumori mammari
sono anche lì un concetto molto generale, come altri tipi di tumori, come il tumore del polmone, come il tumore del colon, non si parla mai di un unico tipo di tumori, ma si parla di tanti sottotipi di tumori. Per cui quando si dice tumore mammario, in realtà si intendono almeno 4 sottotipi di tumori. E questi 4 sottotipi di tumori colpiscono lo stesso organo, ma lo colpiscono in modo diverso. Cosa vuol dire che lo colpiscono in modo diverso? Che lì le molecole, le proteine, perché noi fondamentalmente siamo biologi e studiamo cosa succede dentro le singole cellule, che inducono la formazione di un tumore rispetto ad un altro, sono diverse. E questi tipi di tumori sono anche diversi in quanto esprimono dei cosiddetti marcatori, cioè delle molecole che si possono andare a ricercare e che sono diverse da in ogni sottotipo. Quindi abbiamo 4 sottotipi, ogni sottotipo ha una sua caratteristica particolare. Ecco, in una precedente puntata sempre fatta con i esperti, c'era il professor Comoglio di Candiolo, si parlava di oncogeni, no? E di questa mappatura che state cercando di fare, perché non tutti i tumori possono essere identificati, no? I geni. Ecco, perché la nuova terapia penso sia diventata una terapia sempre più mirata. Diciamo che in questi ultimi 30 anni noi abbiamo avuto come ricercatori il privilegio di poter percorrere la storia di questi tumori, di queste malattie, che era prima identificata soltanto con l'occhio dell'anatomopatologo, certo, che trovava una formazione diversa da quella che era il tessuto. Adesso noi abbiamo in mano il profilo genetico, cioè il profilo delle mutazioni e delle molecole non funzionano, che funzionano in modo sbagliato all'interno dei tumori. E come diceva il professor Comoglio, a queste molecole è stato dato il nome di oncogeni. Sono normalmente molecole presenti nelle cellule normali che a un certo punto, per un'alterazione, incominciano ad essere espresse in modo abnorme, quindi molto di più che nella consueta normalità, e inducono l'evento di proliferazione, perché il tumore non è nient'altro che una massa che si forma all'interno di un tessuto. I tessuti nell'età adulta sono tessuti che tendono a restare con un numero normale di cellule, perché questa è la normale omeostasi. Quando invece questo controllo non c'è più e inizia a proliferare un qualche cosa, si forma la massa del tumore, perché in effetti i tumori si identificano come delle piccole grandi masserelle. Ecco, io leggevo qui tra i dati, che tra l'altro ho desunto dal sito dell'AIRC, che è sempre molto utile da consultare per avere, per noi che non ci occupiamo di questo, dei dati, che in Italia vi sono 365 nuove diagnosi di tumori maligni, non senza comprendere quelli della cute, quindi melanomi, e che questa incidenza è un pochino più a svantaggio di noi maschietti: il 52% colpisce l'uomo, il 48% la donna, con un rapporto 1-2 nell'uomo, 1-3 nella donna. Ecco, quindi naturalmente parlando di tumori della donna, perché siamo in prossimità della giornata dedicata alla festa della mamma, ecco, è chiaro che questi dati ci fanno considerare che il problema è molto presente, e che la ricerca è forse l'unica strada per poter fare una diagnosi precoce e una terapia più mirata. Diciamo, la ricerca sta facendo del suo meglio per cercare di evidenziare marcatori che permettano di definire la presenza di un tumore sempre in modo più precoce e che appaiono quella che è la prevenzione, perché nel caso dei tumori mammari è vero che sia per quanto riguarda il tumore della mammella che il tumore della cervice uterina ci sono dei programmi di screening estremamente efficaci. E devo dire che la regione Piemonte è stata all'avanguardia dagli anni 70, e questo chiaramente cambia la prospettiva, perché il fatto di poter identificare un tumore in fase iniziale e quindi avere dei tumori di dimensioni minime rispetto a lasciare che il tumore cresca e che quindi si ritrovi in fasi già avanzate, cambia la prospettiva di sopravvivenza. E in effetti la prospettiva di sopravvivenza nelle donne del tumore della mammella adesso, misurata a 5-10 anni, è di circa il 90%. Quindi tumore della mammella che resta comunque il principale che resta tumore, però, ecco, il principale tumore mammario, il principale tumore femminile. Anche se sta adesso cambiando la prospettiva dei tumori al polmone, perché è aumentato enormemente il numero delle
donne fumatrici, e di questo, e quindi voglio poi questo che ne parleremo bene, chiaramente incide su un tumore che invece era prevalentemente maschile sino a una quindicina di anni fa. Insomma. Chiaramente le parole della professoressa ci fanno capire quanto ci siano delle persone che dedicano la loro vita allo studio delle patologie, delle cellule, delle molecole, per cercare di identificare quei marcatori che possono darci un segnale precoce di malattia, e quanto la diagnosi precoce in questi casi possa permettere un approccio terapeutico molto più vivifico, no? Che ci permette di vivere. E naturalmente, ma lo faremo nella seconda parte di Passi di Salute, quanto sia dannoso non tenere conto di quello che voi tutti ricordate essere quei fattori di rischio su cui incide moltissimo la mortalità, perché lascio questo dato, sempre tratto dal sito dell'AIRC, 168.137 decessi per tumori maligni nel 2013, il dato più recente che sono riuscito a trovare, in Italia. E quindi naturalmente stiamo parlando di numeri importanti. Stiamo parlando di grandi numeri. Grandi numeri, non è una patologia rara che tutt'altro. Vedremo sempre più, la ricerca ci ha anche detto come i fattori ambientali, quindi anche il nostro stile di vita, la nostra alimentazione, l'aria che respiriamo, se facciamo meno attività fisica, essere obesi o meno, e naturalmente se fumiamo o meno, possono incidere, vanificando magari il lavoro di quanti, come la professoressa, si dedicano alla ricerca nel campo della biologia molecolare. Allora, io adesso direi che possiamo terminare qui la prima parte di Passi di Salute, lasciamo allo spot dell'AIRC la chiusura di questa prima parte, e poi di nuovo qui in studio con la professoressa De Filippi per parlare proprio di tumore della mammella. Regia, prego. Io ci sono, per rendere la ricerca sempre più forte. Io ci sono, perché il cancro si sconfigge insieme. Io ci sono, perché aiutare gli altri mi fa stare meglio. Io ci sono, perché abbiamo un nemico da sconfiggere. Domenica 13 maggio, nelle principali piazze d'Italia, ci sono i volontari AIRC con la Zalea della Ricerca. E tu ci sarai? Io ci sono, per rendere la ricerca sempre più forte. Io ci sono, perché il cancro si sconfigge insieme. Io ci sono, perché aiutare gli altri mi fa stare meglio. Io ci sono, perché abbiamo un nemico da sconfiggere. Domenica 13 maggio, nelle principali piazze d'Italia, ci sono i volontari AIRC con la Zalea della Ricerca. E tu ci sarai? È molto importante quanto viene detto in questo spot, e tu ci sarai. Vi ricordo che in tutte le piazze d'Italia, poi lei mi diceva anche via online è possibile. Sì, quest'anno c'è la possibilità, andando sul sito AIRC, che si trova www.airc.it, c'è la possibilità di acquistare la Zalea online, quindi eventualmente se uno si trovasse in una zona in cui non c'è la piazza e il banco dei fiori disponibile, può comprare, può dare il suo contributo tramite online. Sono ridotte le possibilità di scantonare. Esattamente, ecco. Ci rivolgiamo a tutti quanti, perché quello che sta emergendo dalla trasmissione di oggi è che la ricerca è per gli ammalati di cancro e per quelli che non si vorrebbero più far ammalare l'unica vera strada. Allora, mi parlava appunto di questi due progetti di ricerca che, grazie al contributo di AIRC, lei sta sviluppando. Ci spiega un attimino di cosa si tratta. Come dicevo, l'AIRC ci ha sempre sostenuto negli anni. Nel tumore alla mammella noi siamo andati a... Abbiamo avuto la fortuna, o comunque anche la capacità, di mettere insieme una nuova storia, e questa storia è riguarda una proteina che noi abbiamo chiamato P140 perché ha un peso molecolare che viene usato nelle nostre marcature, e questa P140 ha la caratteristica di essere positiva per la paziente e negativa per il tumore.
nel senso che le pazienti che esprimono questa proteina hanno una sopravvivenza più lunga nel tempo ed hanno una minore incidenza di eventi di metastasi. E il fatto di averlo meno da che cosa dipende? Il fatto di averlo meno dipende, statisticamente il 50% della popolazione ce l'ha e il 50% non ce l'ha. Ci riferiamo in realtà ad una sottoclasse che è quella dei tumori che vengono chiamati HER2 positivi e il fatto di averlo meno dipende dalla localizzazione di questa proteina, cioè del gene che lo codificano all'interno dei cromosomi. Quindi una ricombinazione cromosomica favorevole in questo caso, che ci porta ad amplificare non l'oncogene, che è negativo, ma queste molecole che possiamo chiamare oncosoppressori, cioè qualcosa che si oppone alla crescita del tumore. E noi abbiamo verificato con tutti i modelli sperimentali di cui avevamo a disposizione che questo è un evento causale, cioè la presenza della proteina veramente causa un blocco della capacità tumorale. Ancora una volta la dimostrazione che tante volte all'interno del nostro organismo possono esserci degli elementi di difesa fondamentali. Esattamente, questo è un sistema di difesa che permette alla cellula tumorale, cioè che permette non all'organismo ma alla cellula tumorale di essere, tra virgolette, meno tumorale. Meno tumorale. E in effetti questo fatto di essere meno tumorale è quello che stiamo studiando adesso, perché abbiamo detto è meno tumorale perché cammina di meno all'interno dell'organismo, forma meno invasiva, meno invasiva. E adesso l'AIRC ci ha finanziato un nuovo progetto che durerà i prossimi anni, in cui cerchiamo di capire anche il ruolo di questa proteina nei confronti del microambiente, perché il tumore non è da solo, ma il tumore è all'interno dell'organismo, quindi ci sono i vasi, c'è il sistema immunitario, c'è anche il sistema connettivo che tiene insieme i vari tessuti. E sappiamo che il tumore impatta su tutti questi eventi, su tutti questi sistemi che lo circondano, e noi abbiamo già dei dati preliminari che ci sembrano indicare che la presenza di 140 faccia anche la differenza nei confronti del microambiente, e quindi vorremmo lavorare in questa linea. Forse ricordo male, ma si era anche parlato del ruolo delle cellule staminali come un possibile, in questo caso, caso negativo. Negativo, ecco. Sì, perché la staminalità nel cancro è molto rilevante, nel senso che non tutto il tumore è quello che poi sopravvive. Cioè... Guardi, le hanno trovato anche l'HER2, ha visto che bravi in regia. Perfetto, perché il problema è che i tumori reagiscono con la chemioterapia, normalmente si fa una risposta, se ha una buona risposta il tumore si riduce enormemente, in certi casi sembra che sparisca, però basta che restino poche di queste cellule che vengono chiamate cellule staminali, che in realtà sono cellule che hanno delle capacità di resistere anche sotto forma di cellule cosiddette quiescenti, cioè che dormono all'interno dell'organismo. Però ad un certo punto, con dei meccanismi che non sono ancora assolutamente chiari, queste cellule si risvegliano e quindi ridanno origine a un tumore che è la poi cosiddetta ricorrenza, cioè il tumore si può riformare. Normalmente non si riforma più nell'organo primario, che magari è stato operato chirurgicamente, ma si forma in un ambiente secondario, che sarebbe poi la metastasi, che in molti casi è molto più difficile da raggiungere proprio perché è di difficile localizzazione. Nel caso del tumore mammario ci sono metastasi al cervello, che chiaramente si capisce già facilmente che sono difficili da operare, su cui intervenire. Quindi riuscire a controbilanciare l'effetto delle cellule staminali è anche una delle proposte che vogliamo fare con la proteina 140 per vedere come si riesca ad agire. E quindi diciamo che allora il progetto di ricerca vostro cammina un po' alimenta poi quelli che possono essere le campagne di screening. Potrebbero cambiare gli accertamenti da dover fare negli screening? Noi adesso sappiamo che si fa il pap test, si fa la mammografia, l'ecografia. Ecco. Questi sono test di base che vengono fatti a tutte le donne e possono, nel caso ci sia un tumore, si effettuano poi questi test con i marcatori specifici per capire di quale sottotipo. Sono molto costosi questi test? No, i test non sono costosi,
perché vengono fatti da tutti gli ospedali e sono molto, diciamo, standardizzati, per cui in tutti gli ospedali ci deve essere l'accesso allo stesso tipo di test e alla stessa qualità. Adesso veramente insieme a dei colleghi anatomopatologi, tra cui voglio ricordare la dottoressa Castellano della Città della Salute, abbiamo vinto un progetto della Fondazione CRT, un progetto che ci permetterà proprio di fare un'analisi prospettica e retrospettiva di pazienti di tumore mammario per la presenza di 140 e quindi valutare gli effetti rispetto ai farmaci, cioè come la presenza della proteina possa essere favorevole alla risposta a determinati farmaci. Ecco, nei vostri piani di ricerca, tra l'altro una considerazione, meno male che ci sono le fondazioni private, perché meno io sento che praticamente un po' tutti voi ricercatori vivete grazie alla Fondazione CRT, Fondazione San Paolo, AIRC, AIL. Questo è il grosso. Cioè, il nostro paese nella ricerca investe pochino. Diciamo che investe quasi niente, perché a livello, cioè investe meglio nel Ministero della Salute perché fa progetti. Certo. Però noi che siamo, io che sono universitaria, tra virgolette, non faccio parte diciamo del mondo della sanità in quanto tale, posso solo applicare al Ministero dell'Università e qui i progetti sono dati col contagocce. Quando pensiamo che sono stati dati 30 milioni di euro, che sembrano tanti in assoluto, ma per tutta la ricerca italiana in tutti i settori, dalla scienza dei materiali alla fisica. Non oso pensare cosa avvenga all'estero, ma credo qualche cifra in più. Ecco, quest'anno sono stati un pochino più munifici e ce ne hanno dati 100 milioni, quindi 30 milioni nel 2015, poi non hanno più fatto niente. Nel 2017 si sono improvvisamente svegliati e hanno detto diamo 100 milioni, però con la fame che c'è questi 100 milioni saranno esauriti in un attimo e conosco tantissimi colleghi che fanno progetti bellissimi e che non vengono finanziati. Da cui la famosa fuga poi dei cervelli a trovare laboratori. Siamo praticamente in chiusura della trasmissione, però volevo chiederle ancora una cosa, perché molto, si accennava anche prima, si parla dei fattori di rischio. So che si sono analizzati nuovi fattori di rischio come l'obesità, l'attività. Ecco, nei vostri studi avete anche visitato, considerato che tipo di vita faceva quella persona che è stata studiata e qual è l'incidenza di questo? Sì, diciamo, in termini di tumore mammario il fattore di rischio è un po' meno ben definito, perché chiaramente l'obesità, l'alimentazione, l'attività fisica sono dei prerequisiti di base, quindi, diciamo, e quindi su quelli si può lavorare. Questo fanno molto gli epidemiologi e stanno contribuendo. Quello che adesso sta venendo fuori in modo molto evidente è che il metabolismo, quindi la capacità interna di ognuno di noi di metabolizzare sia quello che si mangia, sia come si vive, quindi di mettere in movimento l'organismo e di consumare le risorse, è molto importante per i tumori. E credo che quello sarà uno degli aspetti che verranno più, che emergeranno di più nei prossimi anni. Quindi i marcatori verranno utilizzati in modo, spero, proficuo. Dall'altra parte si cercherà di capire l'effetto del metabolismo generale sull'insorgenza dei tumori. Molto bene. Io credo che grazie alla professoressa De Filippi abbiamo avuto un quadro abbastanza chiaro di quello che è il livello della ricerca, almeno sul cancro della mammella in Italia e nella nostra città e regione. E ancora una volta voglio ringraziare pubblicamente l'AIRC per quanto fa per la ricerca in Italia, grazie al fatto appunto che oggi sono a disposizione queste splendide azalee che tutti quanti i cittadini potranno acquistare anche online sul sito www.airc.it per dare un contributo ulteriore a questa ricerca che sta facendo molto per mantenere la nostra salute, per aiutarci ad affrontare una patologia così importante. Grazie alla professoressa Paola De Filippi, biologo molecolare dell'Università di Torino, e a tutti voi l'appuntamento naturalmente per venerdì prossimo alle ore 12.30. Arrivederci. Io ci sono per rendere la ricerca sempre più forte. Io ci sono perché il cancro si sconfigge insieme. Io ci sono perché aiutare gli altri mi fa stare meglio. Io ci sono perché abbiamo un nemico da sconfiggere.
Domenica 13 maggio, nelle principali piazze d'Italia, ci sono i volontari AIRC con la Zalea della Ricerca. E tu ci sarai.